Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro AndroLink 91 in questo nuovo episodio di Inazuma Eleven Ghost Trackers 2013. Sto iniziando a pensare che alla level 5 piacciono i nomi dei videogiochi molto lunghi, ma oggi continuano le sfide della Tigers, ovvero della nostra squadra. Ho voluto chiamare Tigers, come ho detto nello scorso episodio, perché mi piaceva il nome Tigers. Attenzione, abbiamo un avversario che non mi aspettavo sinceramente di vedere. Ah, dobbiamo fare una sfida. Ok, va bene, però come si gioca ora a questo? Perché sto giocando con A e B probabilmente. Sì, devo premere A e B. Però mi stanco anche facilmente. Non mi batterai mai. E invece mi batterà, mi sa, eh. Ma... ah, mi ha battuto. E quindi? Ah, ho perso. Quindi non posso farlo. Non posso passare. Ok, sto premendo solo A e lo sto battendo. Ma di tanto, tipo. Ma l'ho distrutto premendo solo A invece che A e B. Ti dai una mossa, per favore, ora? Grazie. Meno male, ce l'ha fatta anche lui. Cioè, se premo A e B perdo, ma se premo solo A vinco? Qui abbiamo una sfida, invece... eccola! Ora, sembra che mi abbia rifatto lo stesso giochetto di ieri, che non mi funzionava. Quindi, speriamo bene. Mo' me l'ha fatto per un attimo, non so se premevo male io oppure se proprio non andava. Non ho ancora fatto il legame tra Riccardo e Victor perché non ho praticamente... sto registrando proprio appena finito l'altro episodio, quindi non ho avuto maniera di allenare il legame tra i due giocatori. Dai ragazzi, facciamogli vedere di che pasta siamo fatti. Ma questa qui è praticamente... la difesa è inesistente, tutti quanti in centravanti stanno. Sapete che c'è? Possiamo fare una cosa bella bella. Iniziare a tirare, va. Eccolo, va. Possiamo iniziare subito. La cosa bella è che Poseidon è forte, però dato che siamo sempre a livello 1, non mi stancherò mai di ripeterlo, possiamo fargli gol anche se stiamo non proprio dentro l'area. Ho detto possiamo. Non che lo facciamo sicuro, eh. Attenzione. No, è andata malissimo. Non serve, non serve. La palla ce l'ho io. Ah! No! Pensavo di averla presa! Spyra Rudro! No, 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 mi prendeva. Anche correvo mi prendeva. Facciamo death drop e cerchiamo di segnare. Ah, è stanco? Perché è stanco? Perché facciamo gol. Ha consumato molti punti, ho visto prima. Possibile che già stesse a corto? È un po' una delusione se questo è il motivo. No, va bene così. Sì, la potenza degli dei è infinita. Va bene, Poseidon, hai ragione tu. Però, ora fammi... vabbè, tra due proprio. Non potevo fare nulla. Vedi, si sfoca. Ma non credo perché stia giocando simulatore. Non è concepibile una cosa del... a meno che... no, i settings li ho lasciati tutti quanti uguali. Quindi non ho messo tipo campo sfoca se l'azione è concitata. Proprio no. Vabbè, questo tira.
Dionisio si chiama lui, Dionisis. Oh! Beh, se ti metti proprio in fuorigioco. Grazie. Passiamola a Michael. Grande. Eccolo, ci siamo quasi. Più vicino possibile perché Poseidon è forte, eh. Saido Vainda! Quanto è bello dire le mosse in giapponese. Se poi lo dici insieme al giocatore. Ah però! Ah, hai capito Poseidon? Mica Kotika! Mica male davvero! Vai, subito! Imada! Facciamo da qua perché avvicinarmi troppo sarebbe stato difficile. Fortissimo. Però appena Arion è carico, provo a caricare anche Justice Wing e cercherò di fare gol. Dovrei fare gol per forza. Voglio dire, contro un portiere che usa tecniche normali, lo spirito guerriero dovrebbe vincere sempre. A meno che tu non sia un super portiere che para tipo tutto nella vita. Se è praticamente un livello davvero non è carico per niente, Arion. Ma proprio no. Vai da qui. Con questa dovrei segnare, anche dalla distanza. Porta del cielo, la formazione della Zeus non sembra, ma giocano molto in difesa. Il centrocampo e la difesa è ben protetto. E infatti ho segnato. Va, subito. Heaven's Time era. Ah sì, è vero, Heaven's Time. No, ah, perché? Eh sì. Non ti avvicinare. Ah, stava per tirare però, eh. Non faceva gol perché è difficilissimo fare gol se non freghi un po' il portiere in qualche maniera. Non è carico ancora, Arion. Accidenti. No, non ce la facevo a caricarlo tutto quanto, lo spirito. Proprio, vedi, ti bloccati, proprio ti circondano e non ti permettono di fare nulla. Lì proprio era difficilissimo. Ragazzi, cambiamo il giocatore perché, eccolo. Miseria. Oddio, non ho capito che roba era. Kurai Hando. Con questa paro sicuro. Poi era distante il tiro. Da centrocampo era. Quello non è un tiro. Mi sembra non sia un tiro lungo, eh. Non è che posso ricordarmi tutte le tecniche di Inazuma Eleven. Vedi, sì, non capisco perché. Si è cascato. Si bloccano per un attimo prima di fare il fallo. Prima di attaccare, diciamo. Non ti avvicinare troppo, che perdi momentum. Vabbè, dai. Primo tempo finisce così, sul 2-0. Vorrei fare proprio gol con lo spirito di Arion, perché glielo ho assegnato il tiro. Justice Wing. Dovrebbe riuscire a caricarsi, mo. Abbastanza velocemente. Va bene. Anche noi, sì. Da qui, vai. Con questa partita, però, ora che ci penso, Victor dovrebbe riuscire a risvegliare lo spirito guerriero che ha. Perché ci mancava davvero una punta per arrivare al secondo livello di risveglio. Quindi dovrei proprio starci ora con questa partita, dato che ovviamente il risultato è quello che è. Però perché sta commentando Chester Horse e non Gammon? Avevo messo Gammon come commentatore.
Vedi, si bloccano per un attimo e poi dopo va. Mannaggia. Zammisto. Il misto di verdure? No, no, perché a Riccardo? Ok, non serve più niente. Ok, vai. Arion! Maledetta. Vinco io. Vinco io! Però non ho più punti dopo. Uffa! Guarda, tutto si è consumato. A posto. To you! Oh, il portiere se esce in quella maniera è peggio per lui, Lo faccio, tiro finché non si stanca che non faccio gol. Dai, azione, è questo che ci vuole in Azuma Eleven, azione. Ikuse. Volevo passare, però ho pensato che era meglio tirare per proprio liberarmi della palla. Questo era impossibile. Ma 3, 4, quanti ce l'ho presi? Quanti ne ho presi con un attacco solo? 4 ne avevo presi! Mamma mia, che bellezze! Ah, no. Stavolta ho calcolato bene lo spazio che c'era. Qualcuno vicino a me? Eccolo. No, c'era Arion che era carico. Mega Quake. Cos'è, una versione avanzata di Quake per... Ma perché? C'era bisogno? Se l'ha fatto, sì. Beh, dove dice? Eccolo! Ma voglio farlo anche dalla distanza, non mi interessa niente! Non mi interessa niente, voglio farlo! Vai, potenziata! Aspetta, anche con lo tiro di spirito guerriero si può potenziare? Cioè, si può fare a catena? C'era Michael che poteva fare solo a catena. Ma davvero si può fare? Qui si può fare. Non so se sul gioco normale per console portatile si può. Però se ce l'hanno messo. Ah, però Arion è molto stanco, Bloccato. No, vabbè, non vuol dire nulla che qua l'hanno messo, però. Perché qua tante cose ci stanno che non dovrebbero esserci, dire il vero, però. Beh, io se ne prendevo per forza. La power charge. Tira. Reflect Burst, ok. Potenziata un pochino, Kurai Hando. Devo dire che Sam ha fatto davvero poco in questa partita. Di tiri speciali non ce ne sono stati, quindi troppo è andata bene, dai. Dai, tenevo anche la premuto, non potevo fare i trick con le gambe. Dai, su. Perfetto, va bene così. Preciso. Dovrebbe essere Claymore. Dovete fare a gara di Burning? Davanti alla porta. Non è detto che sia gol, perché anche loro stanno in Burning.
Quindi potrebbe pararla. Ragazzi, Burning fa tanto, eh. Ah, va... No, anzi, sai che c'è? Va bene. Va bene così, invece. Va bene così. Non fa nulla se non ho tirato con... Acchio, però, tripletta di Tsurugi. Di cosa? Di Victor. Eccolo, si è risvegliato. Kaksei. Rost Angel. Va bene così, grande Victor. Non so se li chiamerò con nome giapponese ogni tanto è perché mentre leggo il nome giapponese e quindi dico il nome giapponese. Non è perché fanno schifo i nomi nostri, anzi, i nomi nostri sono anche più facili da ricordare. Possiamo reclutare della Zeus. Della Zeus possiamo reclutare. Quindi è quello che intenderei fare. Speed, ok, segreti di velocità, perfetto. Ah, il prossimo è un incontro. Potrebbe essere anche un incontro che non ho. Aspetta, però. Abbiamo sbloccato Miles, che guarda un po', è molto buono come giocatore, abbastanza veloce, eh. Per il resto, direi che eviterei proprio di reclutare per il momento. Ora, mi conviene mettere Lost Angel e togliere appunto il tornado di fuoco doppia direzione? Perché l'ho usata pochissimo e mi piacerebbe usarla ancora un po'. Aumento il legame tra Riccardo e Victor e così Riccardo può usare pioggia di zolfo. Perché le tecniche combinate sono sempre più forti e lo spirito guerriero anche. Quindi Cugge, dato che domani e sabato escono altri video e domenica pure, lunedì torneremo con il legame al 100% di Riccardo e Victor e useremo pioggia di zolfo nella prossima partita. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.